Sì, grazie Presidente. Nel mio intervento cerco anche di magari fugare un pochino i dubbi del consigliere De Priamo, del quale ho profonda stima e rispetto. E, è chiaro che qui oggi non è che stiamo facendo un consiglio comunale sul destino della Roma Lido e quindi sul come rafforzare a 360 gradi questa infrastruttura. Quest'oggi noi stiamo cercando di massimizzare il risultato e i fondi da destinare a questa infrastruttura fondamentale già in generale in questa città e ancora di più nel progetto dello stadio. Quindi il nostro emendamento è volto a questo. Tutti i temi che ha sollevato il consigliere giustissimi delle varie stazioni che potrebbero e dovrebbero essere realizzati, ovviamente li stiamo seguendo, ma li seguiremo in altre sedi che non saranno quelle dello stadio, così come la lotta all'evasione e così via. E un ultimo aspetto voglio chiarire, Presidente, perché chiaramente destinando tutte le risorse all'acquisto di nuovi treni, il dubbio potrebbe essere come riuscire a garantire delle frequenze comunque accettabili sulla linea. Si potrebbero, ovviamente, aggiungendo ai treni che andremo ad acquistare, finanziati da questo provvedimento, un'operazione di recupero sì potrebbe essere fatta con circa 3 treni che oggi ATAC ha sulla linea B e che non sono utilizzati, sono 3 treni di tipo CAF 300 che già stanno svolgendo un servizio egregio sulla Roma Lido, si potrebbero recuperare a dei costi veramente contenuti e quindi con dei costi meramente aziendali per i quali non sarebbe necessario scomodare il contributo di costruzione del quale stiamo parlando oggi. ATAC potrebbe recuperare questi 3 treni CAF 300 che ad oggi sono fermi sulla Roma Lido e quindi evidentemente la linea non ne ha bisogno, si potrebbero spostare sulla Roma Lido, a cui si andrebbero ad aggiungere questi 5-6 treni nuovi che potremmo acquistare tramite i fondi del contributo di costruzione. E poi chiaramente c'è un tema importante: la Roma Lido, non dimentichiamo, è un'infrastruttura di proprietà della Regione. Ad oggi gli oltre 20 treni a disposizione su questa infrastruttura della Regione sono totalmente di proprietà di Roma Capitale o di ATAC. È ora che anche l'ente proprietario cominci a finanziare un pochino questa infrastruttura e quindi nei famosi 180 milioni che la Regione sono anni che pubblicizza, si potrebbero tramutare finalmente in qualcosa di concreto e quindi nell'acquisto di ulteriori 4-5 treni. E quindi eccola lì che con 10 treni nuovi e 11 treni vecchi CAF, 8 già attuali sulla linea e 3 recuperati dalla linea B, potremmo avere lo stesso numero di treni e garantire quindi la frequenza prevista da questo provvedimento.